Buonasera amici di Feedback Bianconero, puntata numero 75, do innanzitutto il benvenuto a Francesco Signore. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao Domenico, un saluto a te e a tutti coloro i quali ci stanno seguendo. Allora Francesco, è stata una settimana di pausa, quindi purtroppo abbiamo ancora in mente quella l'amara sconfitta in casa, purtroppo in casa nostra contro l'Empoli. C'è questa pausa nazionale che ancora deve terminare, ma ci sarà sabato anche una partita importantissima e anche difficile come Napoli-Juventus. Abbiamo anche raggiunto dei numeri importanti sulla nostra pagina, quindi come sempre, prima di dare il là alla trasmissione, dove avremo anche degli ospiti speciali questa sera, ti do la parola per l'introduzione. Assolutamente Domenico, grazie, dicevi bene, stiamo raggiungendo dei numeri impressionanti sia sulla pagina ma soprattutto veramente sul gruppo. Sul gruppo stiamo raggiungendo un piccolo grande obiettivo che è quello dei 1000 iscritti. Manca ancora qualcosina, però grazie a voi sono convinto che il prima possibile riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Ormai sulla pagina cresce giorno dopo giorno la vostra passione, commentate tutti i nostri post, ci lasciate tantissime like, questo ci fa immensamente piacere. Ci state seguendo anche su YouTube, dove attivando la campanella vi invito appunto ad iscrivervi e attivare la campanella, poiché vi arriveranno le notifiche per quanto riguarda i nostri video e i nostri contenuti multimediali. Siamo anche su Instagram e siamo su Telegram. Piccolissima parentesi, ritornando al nostro gruppo, abbiamo superato i 900 iscritti, siamo verso i 1000 e insomma faremo una bella locandina il giorno che raggiungeremo questi 1000, perché è un nostro grande obiettivo e quasi sperato, perché il gruppo è nato quasi per gioco rispetto alla pagina. Detto questo, non è stata una bella settimana quella che abbiamo passato, sia perché siamo reduci da una sconfitta, sia perché da un'umiliante sconfitta in casa contro l'Empoli, sia perché la Juventus non ha giocato e non abbiamo avuto fin da subito la possibilità di rifarci, e soprattutto perché c'è stato un mercato che è stato alquanto deludente. È stata deludente la gestione per quanto riguarda la cessione di Cristiano Ronaldo, sia per tempistiche sia per modalità. Alcune scelte per quanto riguarda il mercato, alcuni calciatori non sono stati rimpiazzati e ci sono dei ruoli, ma questa non è una novità, che sono ampiamente scoperti. Ci apprestiamo a vivere una stagione molto importante, avremo sia la partita con Napoli sabato prossimo che la partita d'esordio in Champions contro il Malmö. Affronteremo il Napoli su un campo che per noi statisticamente è ostico. Noi juventini campani viviamo questa partita in modo abbastanza particolare, arriveremo a questa partita decimati, ma anche questa purtroppo non è una novità e basta guardare le scorse stagioni. Detto questo, come sempre cercheremo di commentare tutti e salutare tutti. Passo la parola a Domenico, anche perché questa sera ci saranno delle novità. Verso le 22:30 avremo un nostro amico e un nostro graditissimo ospite. Non spoilerò nulla e passo la parola a Domenico. Grazie Francesco, salutiamo Ferdinando Vassaduro, Bernadette Albanese, Vitalo Vece, Francesco Paolo Palmeri e tutti coloro che piano piano ci stanno raggiungendo e appunto sicuramente ci faranno tante domande. Allora Francesco, partiamo con l'argomento iniziale. Si è chiuso il calciomercato, la puntata scorsa eravamo addirittura d'arrivo ma avevamo ancora dei dubbi. Potevano essere Icardi, potevano essere Pjanic, poteva arrivare qualche giocatore a sorpresa, si era vociferato di Paredes o di un Kulusevski addirittura verso l'Atalanta. Non si è concretizzato nulla, abbiamo solo dato dei giocatori dell'Under 23 in prestito tra Serie A e Serie B, e di fatto la rosa è quella che era già la settimana scorsa, quindi una rosa che possiamo definire sicuramente non completata o non completa. Francesco, possiamo individuare delle lacune probabilmente in tutti i settori, anche se a centrocampo sicuramente siamo più forti, non fosse altro per l'arrivo di Locatelli, su cui ci soffermeremo. Quindi c'è un giocatore in più, è comunque un giocatore importante, inutile nascondersi, con grandi potenzialità. Però un'analisi complessiva del calciomercato, do a te la parola anche senza fare voti, però comunque esprimendo un giudizio, e poi entreremo nel merito analizzando ogni singolo settore. Ma io sono convinto che nessuno di noi sia soddisfatto del mercato della Juventus, che possiamo definire deludente. Il problema è a monte, nel senso che se la società avesse dichiarato che quest'anno c'era un ridimensionamento, a quest'ora non ci saremmo lamentati dell'arrivo di Ken e di Locatelli, anzi avremmo accettato il verdetto del calciomercato.
Però se mi prendi un allenatore da oltre 9 milioni di euro, io mi aspetto una campagna acquisti di alto livello. Detto ciò, la partenza di Cristiano Ronaldo è stata secondo me gestita male, ne abbiamo già ampiamente parlato, sia per tempistiche sia per modalità. Rimpiazzare Ronaldo sarebbe stato impossibile. Poteva però essere preso, insomma, si poteva puntare su calciatori di una certa esperienza anche sotto il punto di vista europeo e i nomi che sono stati fatti non mi dispiacevano. Perché? Perché Locatelli comunque è stato secondo me un ottimo acquisto e soprattutto futuribile. Ken lo reputo ad oggi un buon comprimario, cioè un calciatore che magari non sarà il miglior titolare della Juventus, però è un calciatore che subentrando in alcune partite può dire la sua, almeno ad oggi. Poi se esplode alziamo le mani. Soprattutto però il nome di Icardi era un nome che a me faceva piacere, sia per esperienza sia per caratteristiche tecniche. In questo momento della stagione, in questa situazione di calciomercato, sarebbe stato perfetto. Non è arrivato Icardi, non sono arrivati altri calciatori che potevano dare una mano al centrocampo, non è arrivato il terzino sinistro e non è stato rimpiazzato Demiral, perché ad oggi il sostituto di Demiral è Rugani, che reputo la quinta sesta scelta. Io sono ampiamente deluso dal mercato della Juventus e dalla gestione da parte della dirigenza di tutta la situazione che ha riguardato appunto il mercato stesso, sia sotto il punto di vista della comunicazione verso i tifosi, sia sotto il punto di vista del mercato stesso e quindi dei calciatori. Allora, Francesco, un mercato sicuramente condizionato poi dall'addio ufficialmente avvenuto a fine agosto di Cristiano Ronaldo, ma noi sappiamo sicuramente era nell'aria, era stato forse comunicato, quindi non penso che siano stati presi così alla sprovvista. Però diamo spazio anche ai nostri amici. Locatelli, visto ieri con la nazionale, è vero, io ho visto parzialmente la partita, però so di una grande prestazione di Locatelli, fa ben sperare. Sicuramente dovrà lavorare molto mister Allegri. Pirlo doveva rimanere secondo Vito Varesano, questo è un argomento che diciamo inutile adesso, noi abbiamo sostituito Pirlo per tutta la stagione, quindi figurati, personalmente con me sfondi una porta aperta, ma adesso c'è Allegri, parliamo di Allegri perché non dobbiamo fare l'errore di parlare dei mister che furono o che sono stati, perché dobbiamo sostenere quelli presenti, quindi altrimenti facciamo un po' come il discorso di Sarri. Salutiamo gli amici di Cromosoma Bianconero e Michele Montrone in particolare in questo caso. Ferdinando Passalucci è soddisfatto o no? Messa bene in campo, questa squadra può ancora dire la sua, sono d'accordo con lui. Per amore della Juve voglio dare piena fiducia a questi calciatori, giusto. Certo, la delusione è tanta anche perché con questo organico in Champions sarà dura. Penso che sia Bene. un'osservazione oggettiva, dobbiamo sostenere da tifosi anche quando sappiamo che magari siamo delusi da alcune o dal calciomercato, da alcune prestazioni. Francesco, io vorrei però passare un po' in rassegna la rosa e davvero fare una valutazione reparto per reparto, chiaramente insieme a te e ai nostri amici. Il portiere praticamente va via Buffon, che comunque al di là della grandissima annata che ha fatto, perché è rimasto imbattuto praticamente l'anno scorso, va via un uomo che conosce benissimo l'ambiente, un uomo di personalità sostituito da un buon Perin, perché Perin è un buon secondo portiere, però dobbiamo tener conto che abbiamo uno Szczęsny, almeno fino a questo momento, in forte difficoltà. Quindi in porta purtroppo, salvo uno Szczęsny vecchio stile, non siamo proprio tranquillissimi, questo lo possiamo dire, Francesco. Io non sono assolutamente tranquillo, sia per le recenti prestazioni di Szczęsny, e non mi riferisco solo alla partita con l'Udinese, ma mi riferisco anche allo scorso anno. Per quanto riguarda Perin, noi ci siamo indeboliti perché andando via Buffon, un uomo di grande personalità, lasciando stare le caratteristiche appunto tecniche, noi ci siamo indeboliti perché per me Perin è un buon portiere, ma non è un portiere affidabile. Io non reputo Mattia Perin un portiere affidabile. Per quanto riguarda Szczęsny, mi sono già espresso, ovviamente Pinzoglio, uomo squadra sotto il punto di vista tecnico, penso avrà poco o nulla da dimostrare, insomma. Quindi penso che sotto il punto di vista del portiere ci siamo indeboliti, anche sotto il punto di vista soprattutto della leadership. Assolutamente. Andiamo un po' con i difensori. Fondamentalmente, Francesco, è uscito un centrale importante, uno che deve essere il centrale del futuro, no? Intanto saluto anche Teresa Pollino, Vito Varesano è d'accordo con noi, leggo anche altri messaggi, finisco il concetto, e va via, quindi Demiral, entra un Rugani che conosciamo, dovrebbe sorprenderci, no? Rugani al momento lo scambio, chiamiamolo scambio, diciamo il cambio, ecco, questo è il termine esatto, è sfavorevole. Entra un De Sciglio che diciamo esce fra botte, entra De Sciglio perché da De Sciglio è più esperto, ma non è che sia un titolare. Un Pellegrini tutto da scoprire, che al momento non si è dimostrato ancora all'altezza, no, di essere il titolare sulla corsia di sinistra, dove abbiamo ahimè un Alex Sandro che abbiamo visto dal vivo,
o va a rinverdire i fasti che furono del primo anno e mezzo alla Juve, oppure non siamo coperti né al centro, dove sappiamo di un Bonucci e Chiellini, soprattutto Chiellini che andrà gestito, ma soprattutto giocatori che continuano ad andare in nazionale, continuano ad essere titolari in nazionale, quindi continuano a dare minuti alla nazionale italiana, per carità scelta legittima, ma che a noi in chiave bianconera può legittimamente appunto preoccuparci. Ma io con questa difesa non so la Juventus come potrà affrontare tutte queste partite, speriamo ne siano tantissime, perché vuol dire arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Signore, noi abbiamo Chiellini che vabbè, da noi fa panchina, ho visto che con la nazionale gioca titolare, vabbè. E ha un polpaccio che non si sa quanto è affidabile. Abbiamo Bonucci, sicuramente un ottimo difensore, ma con un anno in più di esperienza, anche lui con qualche guaio fisico. Abbiamo fortunatamente la muraglia d'élite, però signori, è andato via Demiral, come ho detto prima, Rugani è un difensore che reputo non affidabile, Alexandro completamente fuori forma, è un calciatore che calcisticamente parlando molto spesso ha delle amnesie, io l'ho visto dal vivo ad esempio contro l'Empoli, è un calciatore che non spinge, non punta l'uomo, è un terzino quasi che gioca da fermo. A sinistra secondo me non c'è nessun ricambio di livello, perché Pellegrini non lo conosciamo, ma già nell'amichevole ha dimostrato insomma il suo valore, poi se mi sorprende magari. Dobbiamo sempre giocare con calciatori adattati, quindi c'è Danilo che ricopre penso quattro ruoli in questa Juventus, c'è De Sciglio, anche lui ahimè lo abbiamo visto insomma nella partita contro l'Empoli, è subentrato, mi sono bastati quei due cross che ha fatto, se così li possiamo chiamare. A destra abbiamo Cuadrado, che io vedrei molto meglio alto a destra. E poi il sostituto rimane sempre Danilo, perché poi Danilo poi c'è rotazione, insomma, no? La Juventus ha tante partite da affrontare, i difensori sono pochi e soprattutto non sono affidabili sotto il punto di vista fisico. Sì, Chiellini ci preoccupa, magari ci stupirà, speriamo. Allora, generoso Petrillo che salutiamo è molto preoccupato, giustamente Francesco Valalmeri dice sarà anche, giocherà un ruolo importante il mister, ma anche la voglia di rivalutarsi, magari rilanciarsi qualche giocatore, anche l'orgoglio dei singoli, giustamente cromosoma Michele Bianconero, cosa ci dice? Anche il mister dovrà aver avuto voce in capitolo, qui non sappiamo poi quanto fosse a conoscenza realmente o d'accordo mister Allegri in sinergia appunto con la società, ma sicuramente si è definito lui stesso un allenatore aziendalista, capirà le scelte e farà di necessità virtù. Personalmente non mi è piaciuta nemmeno la gestione dei giovani, tutti vi impressi Adolfo Conforti, sono d'accordo, io l'avrei tenuti almeno Fagioli e Drago, signor Francesco, anche per un fatto numerico, no? All'occorrenza ai giocatori che hanno o esordito in Champions, vedi Drago, o anche in campionato Coppa Italia come Fagioli, un minimo di esperienza l'hanno, la qualità c'è, possono tornare utili rispetto al giovane che peschi dall'Under 23 e lanci nuovamente per la prima volta. Szczęsny praticamente anche secondo Teresa Pollino non dà molta affidabilità e sicurezza, quindi siamo più o meno tutti sulla stessa lunghezza d'onda. La difesa l'abbiamo analizzata, il centrocampo c'è poco da dire, arriva un Locatelli che è un giocatore che secondo me può essere sicuramente un titolare, sarà, ma può essere molto importante, perché abbiamo visto come sappia verticalizzare, sappia calciare anche da lontano eccetera, destro e sinistro, ha personalità secondo me, dovrà dimostrarlo nella Juve. Anche qui Francesco abbiamo un rebus, perché manca forse il vero regista, quello che forse poteva essere il ritorno di Pjanic eccetera, ma noi abbiamo anche ipotizzato un doppio regista, diciamo, concedeteci il termine doppio regista per parlare meglio, doppio palleggiatore, Arthur quando tornerà e ci vuole ancora un po' di tempo, e Locatelli, che sono due giocatori che congiuntamente magari a un terzo più di rottura, penso un Bentancur, ma anche uno stesso McKinney eccetera, possono aumentare o diciamo eliminare un nostro problema, che è il possesso palla, che quest'anno non ho notato essere molto costante in certi frangenti, cioè con un Arthur e un Locatelli secondo me puoi maggiormente comandare il gioco, sempre che le prestazioni di Arthur poi siano diverse rispetto allo scorso anno. Beh, io sono d'accordo, rispetto allo scorso anno, anche perché il confronto va fatto con l'anno precedente, sul centrocampo possiamo dire di essere migliorati, perché Locatelli va a dare quantità e qualità a questo centrocampo. Ricordiamoci, come ha detto bene Domenico, che dobbiamo ancora aspettare il rientro di Arthur. Con Arthur si può giocare col doppio regista in alcune partite, non sono proprio un fan del doppio regista, però in alcune partite secondo me può fare la differenza.
E possiamo abbinare anche calciatori, come ha detto bene Domenico, ma anche lo stesso Bentancur, molto bravo a recuperare palla, può dare quantità. Secondo me Arthur e Locatelli potranno dire la loro e dovrà essere bravo il mister nel gestirli e nel farli giocare nella miglior posizione possibile. Sicuramente per farli giocare insieme ci vuole un centrocampo a tre. Piccolissima parentesi su Locatelli, l'ho visto, lui è abituato soprattutto nello scorso anno con De Zerbi a giocare nel 4-2-3-1, quindi come interno di centrocampo. L'ho visto nel 4-3-3 e come mezzala sinistra mi ha sorpreso tantissimo, perché è un calciatore che poi spesso è al limite dell'area, può andare al tiro, può fornire assist, è stato preso forse per fare il regista, ma come mezzala è ancora meglio, quindi occhio, occhio a Locatelli. Tra l'altro, Francesco, noi avevamo ipotizzato anche un possibile ruolo di Locatelli, no? Da mezzala, quindi Sì. presto l'ha fatto, non siamo sorpresi. Allora, vediamo un po'. Ramsey, Bernardeschi, Lucani, De Scio. Allora, non sono, per rispondere a Vincenzo Fasano, qualcuno l'ha 2022 in scadenza, se non sbaglio, De Scio sicuramente e anche Bernardeschi. Rugani, se non sbaglio, no, Ramsey 2023. Giustamente, cosa vuole dire Vincenzo Fasano? Ci sono dei giocatori, magari questo è stato il ragionamento della società, che andranno in scadenza, che al momento il loro ingaggio non corrisponde al loro ingaggio, appunto una prestazione sul campo, magari che vada a giustificare un ingaggio così importante. La società sta aspettando che terminino di fatto il loro percorso contrattuale, diciamo così. Ranocchia, anche secondo me, è un giovane interessante, però sicuramente Allegri sappiamo che il giovane rilancia anche, ma in modo graduale. Ricorderete addirittura con Dybala fu preferito un Coman, no? Titolare, anche lui giovanissimo rispetto al Dybala il primo anno, quindi Allegri in genere non lancia subito i giocatori. L'abbiamo visto anche con Locatelli, anche se lì penso sia più dettato da motivi fisici. Francesco, a centrocampo quindi dobbiamo sperare molto in Locatelli e nella crescita del McKennie di turno o dell'Arthur Rabiot, eccetera. Dobbiamo sperare comunque che vadano a migliorare alcuni giocatori. Davanti, qui viene il vero rebus, perché CR7 non è stato sostituito, quindi non cadiamo nella trappola hai sostituito Assolutamente. CR7 con Ken o Kim, che dir si voglia, o con Caio Jorge, perché non è così, sono giocatori diversi o diversi, livello diverso. Possiamo dire Caio Jorge è un giocatore che dobbiamo scoprire una promessa o una scommessa, ma non possiamo giudicarlo oggi, quindi sicuramente un investimento della società. Ken è un giocatore che nel Paris Saint-Germain ha avuto un ottimo rendimento, perché ha una media goal importante, può giocare centravanti, si è anche ingrossato fisicamente, muscolarmente, ma è anche un giocatore che può giocare esterno. Secondo me può essere una mezza scommessa, ma attenzione, potremmo anche essere sorpresi da questo giocatore. Sicuramente Francesco non è una certezza come lo era CR7 o come l'Icardi della situazione, che sai che viene in Serie A e il suo lo fa sicuramente. Beh, sotto il punto di vista offensivo bisogna fare due diverse valutazioni. Se noi valutiamo il valore assoluto e quindi la capacità di realizzare gol, cadiamo in retorica e diciamo che ci siamo indeboliti, ma è ovvio. Sotto il punto di vista tattico io metterei un punto interrogativo, nel senso che ad oggi non me la sento di pronunciarmi poiché magari Allegri, come ha fatto con Mandzukic, è bravo a ritagliare uno spazio particolare a Moise Kean, insomma. Lo possiamo, secondo me, anche vedere in un 4-3-3 come attaccante esterno e perché no? Tatticamente potrebbe essere una soluzione che paradossalmente può essere anche un vantaggio per noi. È ovvio, l'ho detto prima, cadiamo in retorica, ma non parliamo di sostituire Ronaldo perché Ronaldo è insostituibile. Sotto il punto di vista realizzativo, ci siamo indeboliti al di là di Ronaldo perché abbiamo preso tutti i calciatori che difficilmente superano i 20 gol stagionali e parlano le statistiche. Mi riferisco a Morata, mi riferisco a Ken e mi riferisco, vabbè, Dybala è un discorso a parte perché è stato infortunato. Poi c'è questa incognita Chiesa che non ho capito Allegri dove lo vede. Lo vede Qui c'è una attaccante, domanda lo infatti di vede. Ferdinando a tal Ah, proposito. ok. Ci chiede più come esterno e centrocampo o in attacco. In realtà adesso Ferdinando lo ha schierato come punta, punta seconda punta, un po' come il papà. Adesso Francesco completa tu il discorso su Chiesa. Ma io non sono d'accordo con quello che dice Allegri, nel senso che dice bene Ferdinando che Allegri lo vede un po' come centrocampista di copertura e peggio mi sento quando vedo Allegri che dice per me Chiesa è un attaccante. Non voglio attaccare Allegri, però io non sono assolutamente d'accordo. Definire Chiesa attaccante vuol dire non capire le caratteristiche del ragazzo, vuol dire non averlo visto giocare, perché Chiesa è un classico esterno d'attacco offensivo. Se me lo metti nel 3-5-2 a fare l'esterno, se me lo metti nel 4-3-1-2 a fare la punta, vuol dire che non sono ben chiare forse all'allenatore le caratteristiche del ragazzo.
In effetti l'osservazione di Ferdinando è dovuta all'impiego di Chiesa d'Udine, perché poi è Sì. largo nel 3-5-2. Giustamente io adesso avevo in mente Juve-Empoli, dove ha fatto la punta, anche se si allargava e di fatto a un certo punto ripiegava, perché è un giocatore generoso che è portato a fare questo tipo di lavoro, ma lo farebbe anche nel 4-3-3, magari più coperto da un terzino, anche dalla mezzala che si può allargare in fase di copertura. Anche secondo me Chiesa è un forte esterno offensivo. Tu sai, io ero il primo a dire un centrocampista offensivo, ma vedendolo si sta un po' ronaldizzando, nel senso che ho notato anche in nazionale è diventato un po' solista. Non vorrei che lo vada un po' ad eccedere, no? In questo essere solisti, perché deve trovare, è come un giocatore che in pratica si sta evolvendo sicuramente in positivo, però deve poi trovare la sua giusta dimensione. Sicuramente per me è l'attaccante italiano, ecco, sì, si riferiva ad Udine, Ferdinando, l'attaccante italiano più forte, di questo sono convinto, e completerà il suo percorso, la sua ascesa, che potrebbe portarlo ad essere un giocatore fondamentale anche per la Juve. Sì, esterno d'attacco anche per Teresa Pollino, Chiesa. Francesco, un po' anche riallacciandosi al discorso nazionale, Chiesa abbiamo visto che è fondamentale per la nazionale, magari Sì. potrà trovare spazio anche Moise Kean, e vedremo effettivamente a che punto siamo anche con Kean, perché sinceramente in nazionale non vedo tutti questi rivali così insuperabili anche per Kean come centravanti. Beh, certo, io penso, anzi, guarda, ti dirò, penso che sotto il punto di vista fisico, Ken sia, se non il migliore, veramente uno dei pochissimi che ci sono, perché è un calciatore forte fisicamente, non è 2 metri, però è un calciatore molto forte sotto il punto di vista fisico. Riesce ad aprire spazi, riesce a fare uno che va a fare a sportellate, è molto rapido, è un calciatore che legge bene l'inserimento, si fa trovare sempre molto smarcato. Questo l'ho notato soprattutto col Paris Saint-Germain, ha realizzato tanti gol in cui lui è stato molto bravo a ricevere palle e poi a buttarla dentro. Immobile in nazionale si trasforma, è un calciatore, non so, totalmente diverso da quello che vediamo nella Lazio. E Belotti, insomma, l'abbiamo visto anche agli europei. Penso che per Kean si possa aprire veramente una strada anche come centravanti titolare, anche perché in questo momento, come hai detto bene tu, tutti questi rivali non ci sono. Allora, Francesco, andando un po' anche a parametrare la rosa della Juventus, perché chiaramente noi abbiamo scritto calciomercato, l'analisi è un'analisi che andiamo a estendere alla rosa della Juve. Mando prima il messaggio di Ferdinando. Fisente mi ricorda molto Zapata, mi auguro che faccia bene quanto lui. Forse Zapata è anche più alto ancora, però chiaramente Sì. non è giovane, però magari Ferdinando Zapata è un ottimo centravanti, che Magari, magari. insomma è un giocatore importante Zapata. Andandoci un po' a parametrare per forza, io vedo la rosa della Juve, forse l'Inter, essendo anche più rodata, ha una rosa più funzionale per il progetto tattico, quindi sto parlando del 3-5-2, perché poi se vogliamo ragionare su una difesa a 4 dobbiamo già, non dico ricrederci, però ragionare diversamente. Però la Juve, secondo me, andando anche a confrontarla con le altre squadre, Francesco, non vedo poi le altre squadre, le vedo più avanti a livello di lavoro, quindi di squadra, ma come valore potenziale dei singoli, non vedo una Juve inferiore al resto della Serie A. Ma io non vedo tutte queste differenze rispetto agli altri. Adesso, ecco, è il periodo in cui viene elogiato tantissimo l'Inter e quant'altro, non tanto per la vittoria col Genoa, che lascia il tempo che trova, insomma, però sicuramente vincere su un campo ostico come quello di Verona non era semplice. Penso che in questo momento all'Inter stia andando un po' tutto bene. Non vorrei che, ecco, succeda quello che è successo al Milan l'anno scorso, in cui all'improvviso ecco, scoppiava. Insomma, mi dà questa impressione. Sicuramente il Milan è una squadra che lavora con lo stesso progetto tecnico da più anni rispetto agli altri, quindi è sicuramente avvantaggiata. La Lazio, io penso che a Maurizio Sarri sia stata data una squadra, non dico ideale, però con le caratteristiche giuste per questo allenatore, con cui insomma, secondo me può fare bene. Non dico che può contendere lo scudetto, però può essere una Lazio molto Pericoloso. fastidiosa. Pericolosa, sì, e poi c'è il Napoli, dove comunque Spalletti è un uomo di esperienza, li sa mettere bene in campo. Non è una squadra che mi ha sorpreso sotto il punto di vista del gioco, però siamo comunque ancora all'inizio. Ritornando alla tua domanda iniziale, non vedo questo abisso e non vedo particolari preoccupazioni per la situazione attuale. Sicuramente noi abbiamo un punto in classifica, ci sono squadre che hanno 4-5 punti in più a noi. Però siamo all'inizio e sotto il punto di vista tecnico-tattico non ho tutte queste paure o tutti questi timori per adesso.
Allora, leggendo le domande, Kane a Parigi, sì, ha avuto qualche problema in carriera comportamentale, però è giovane, ragazzi, alla Juve può essere ben indirizzato. Recuperando la domanda di Vitalovece, sì, Dybala ha avuto la fascia di capitano vita quest'anno, Dybala non ha scuse, nel senso che Allegri lo ha messo al centro del progetto tattico. Questo è evidente. Intanto è arrivato anche il nostro ospite, tra pochi minuti entrerà e dirà anche lui la sua. Salutiamo Marcone Gerardo. Domanda a bruciapelo, si dovesse perdere a Napoli. Allora, Gerardo, la sconfitta a Napoli è un'ipotesi, Francesco, dobbiamo dirla, plausibile a prescindere perché Napoli, abbiamo visto anche l'anno scorso, dove eravamo favoriti forse con superficialità e anche un po' di casualità, abbiamo buttato 3 punti che potevamo raccogliere. Quindi è una partita difficile storicamente. In questo caso arriviamo sfavoriti, diciamolo, anche a causa delle assenze, perché gioco forza forse avremo Cuadrado, ma averli dopo il fuso, viaggi lunghi, averli dopo un giorno, insomma, con un giorno a disposizione e dopo il viaggio è come se non, insomma, uno non, è come non averli praticamente. Quindi non saranno schierati probabilmente titolari, non so, Bentancur che ha preso colpi a destra e a manca, Sandro, Danilo, Dybala e McKinney dobbiamo vedere e quindi ovviamente dovremo fare necessità virtù. Francesco, prima di salutarti ti faccio questa domanda. Io non escludo proprio a causa delle assenze l'impiego di un 3-5-2 a Napoli. Tu cosa pensi? Ma io penso che a Napoli arriviamo decimali, quindi bisogna fare un po' di necessità virtù. Mi ricollego anche un attimo alla domanda di Gerardo. Il problema non sono tanto le ambizioni a Napoli, perché poi la sconfitta ci può stare, incontriamo una squadra che comunque ci può dare molto fastidio. Io non mi preoccupo, della classifica se dovessimo perdere a Napoli, perché poi c'è tutto il tempo, ci sono 34-35 partite per recuperare. Il problema sarebbe il contraccolpo psicologico che potrebbero avere tutti questi giovani in rosa. E lì ci deve essere la bravura di Allegri nel cercare di plasmare questi ragazzi e di metterli in riga, perché poi non è facile gestire una squadra di così tanti giovani, con così poca esperienza e con una classifica che non è ovviamente delle migliori, e soprattutto scendere in campo col peso della nostra maglia. Quindi io ho paura di un contraccolpo psicologico. Non è un problema perdere punti adesso, anche perché se poi dimostriamo il nostro valore, noi ci sono state annate in cui abbiamo vinto 26-27 partite consecutive, quindi non è quello il problema. A me fa paura la situazione psicologica, insomma, di questi ragazzi che potrebbero subire veramente un contraccolpo. Non so, c'è un messaggio che però non riguarda Sì, voi, ho letto anch'io, penso non non so, sia pertinente. non so, forse, non so, qualcosa seguendo un'altra diretta ha commentato noi, quindi l'ho Può tolto, scusate, grazie, essere. un'idea di gioco ben definita, noi no, ecco, sono d'accordo con questa frase di Lorenzo Natale, il nostro concetto, volevamo esprimere che Sì, è sono già vero. rodate, Atalanta, Napoli, Milan, e quindi noi dobbiamo ancora, siamo in cerca d'autore, però speriamo di trovare in fretta, io credo che qualche settimana la pagheremo comunque, insomma, di scotto, diciamo così. Allora, Francesco, prima di salutarti, però, voglio farti salutare in diretta, scusami il gioco di parole, il nostro ospite speciale, e poi introduciamo anche il nostro amico che non svelo al momento. Levo anche un attimino questo, che è il nostro ospite, Nico Capanni, mettiamo così, ecco qua. Ciao Nico, buonasera e benvenuto a Feedback. Buonasera, è sempre un piacere. Un saluto a tutti, un saluto a chi ci ascolta. Ciao Ciao Francesco, ben Nico, ciao trovato. Nico, grazie Allora, il altrettanto. nostro amico Nico Capanni di Signora Mia Calcio News, con cui abbiamo fatto anche una diretta pochi minuti fa, c'era anche Gianni Balzari, insomma, ci siamo divertiti. Allora, Francesco, prima di salutarti, non so se vuoi fare una domanda a Nico, una curiosità, eccetera. Sì, più che altro volevo capire se, insomma, era d'accordo col mio discorso che ti faccio adesso e cerco di farla breve. I miei timori sono due riguardanti questa squadra in questo momento. Il primo è la capacità di gestione da parte di Allegri di questi giovani, perché non è semplice gestire questi giovani e non è semplice gestire sotto il punto di vista psicologico un possibile contraccolpo derivante da eventuali sconfitte. E la seconda è questa: io non voglio lanciare una bomba e non voglio passare per chi magari è contro Allegri, anzi, massima stima e massimo supporto verso l'allenatore della Juve, ci mancherebbe. Però io non so se questa squadra è proprio giusta per Mister Allegri. Io ti parlo sotto il punto di vista tecnico e ti parlo sotto il punto di vista tattico. Forse a questa squadra, più che un gestore, andrebbe bene un allenatore che li faccia veramente giocare a calcio sotto il punto di vista tecnico-tattico, che gli insegni un po' a palleggiare. Questo è il mio pensiero. Volevo sapere, insomma, tu cosa ne pensavi. Ma guarda, io se dovessi dire le tue parole, io accetterei
100% sono d'accordo con te, nel senso, vabbè, lo sanno tutti, hai risaputo, io non, a me Allegri come allenatore non mi è piaciuto, anche se ci ha fatto vincere tantissimo. Però se vedete i centrocampi di qualche stagione fa, vi accorgerete che comunque poi di rivalità ce n'era molto poca. Io sottolineo sempre che quando Allegri è venuto ha trovato, così, lasciatemi il termine, la tavola, no? Già bella apparecchiata dal lavoro di Conte. E adesso le cose sono molto differenti, nel senso che adesso vedremo veramente le qualità di Allegri, perché questa è una squadra che non ha né capo né coda in questo momento, secondo me. Cioè, diciamocela proprio spiccia, non ha un gioco, non è squadra, come ha sottolineato vedendolo, no? Tra le, in modo Sì. fitto hanno parlato, no? Chiellini con Allegri stesso, non è squadra. Hai detto bene, adesso non serve un allenatore, qui serve innanzitutto, secondo me, un motivatore, e io non so se Allegri sia proprio un motivatore. Allegri è un grande aziendalista, evidentemente ad aprile quando l'hanno contattato, che ha subito accettato, lui già sapeva che, a che cosa andava incontro, quindi è una sfida nella sfida. Adesso bando, diciamo così, alle ciance, adesso come dici tu, bisogna rimboccarci tutti le maniche, non siamo soddisfatti del mercato, l'abbiamo già detto parecchie volte, ci aspettavamo quantomeno, non una figurina, dai, una figurina, no, che comunque facesse anche un po' di clamore anche a livello mediatico, cioè direi, guarda ragazzi, comunque ci siamo sempre anche noi. Questo quest'anno non lo possiamo dire. È una squadra, se così si può definire, veramente con tante incognite. L'unica cosa che a me, ma perché ce l'abbiamo come DNA, è che noi quando siamo in emergenza riusciamo a fare quadrato. E questo vuol dire che noi, io sono fiducioso che a Napoli, non so se vinciamo o perdiamo, comunque usciremo a testa alta. Non ci sarà nessuna debacle, non ci sarà, ci sarà una squadra che lotterà con tutto se stesso. Poi io ripeto sempre, ci sono due persone, due giornalisti grandissimi come Fabio Caressa, come il grande Francesco Repice, che dicono, no, che la Juve non muore mai. La Juve non morirà mai. Ci hanno mandato in Serie B, siamo riusciti, hanno vinto 9 scudetti, i trofei vari, abbiamo costruito uno stadio, abbiamo fatto il Medical Center, quindi siamo sempre un po' più avanti. Non so se questo è l'anno così un po' sabbatico. E ho fatto prima la domanda, no, a Balzerini, c'era anche Domenico presente, gli ho detto solo che non capisco questa politica dei giovani, cioè se li prendi poi li mandi in prestito, io li terrei a casa perché poi sono giovani comunque molto validi e magari dagli possibilità con una mentalità che noi siamo sempre i primi di far vedere che anche in Italia se c'è un giovane di 16, 17, 18, 20 anni che se lo merita lo fai giocare, invece ancora non è così. Per esempio teniamo Rugani, che sapete io non apprezzo assolutamente, quando c'era un Dragosin che poi da, cioè, la dovresti giocare D'accordo. insieme, mi sembra proprio in Supercoppa, insomma. Cioè, a un Sì. certo punto c'era Dragosin che comandava Rugani. Questo è tutto dire. Allora, Nico, ti farò parlare direttamente con il mister. Intanto Ferdinando ci dice qualcuno già spera in una Juve a meno 8, ma non sarà così. Intanto mantengo le promesse. Francesco, io ti ringrazio come sempre, tanto sei ospite fisso, quindi ci rivedremo lunedì, insomma, con le prossime puntate di Feedback. Quindi intanto salutiamo e ringraziamo il nostro Francesco Signore. Grazie Francesco. Domenico, un saluto a te e a Nico, in bocca al lupo per il proseguo della puntata. Grazie, Ciao grazie. Francesco. Ciao Ciao ciao. Francesco. E introduco invece proprio Max Allegri, così Nico tu puoi parlare direttamente con il mister. Dammi solo un secondo che lo introduco. Eccolo qui, tra poco ne sentirai la voce. Vediamo se è con noi. Buonasera mister, è con noi? Passa, c'è da fare una cosa, ma poi si arriva al secondo. C'è da parlare con Giorgio, poi partivo. Voi cominciate pure, partivo. Mister, qui noi questa sera abbiamo un ospite speciale, Nico Capanni, che le vorrebbe fare qualche domanda. Non so, Nico, se hai qualche curiosità o qualche consiglio per Mister Allegri, visto questa partenza non proprio sprint della Juve, è sabato, non possiamo, insomma, commettere un altro passo falso, no?
Sì, no, ma capirai, cioè, adesso mi ci fa sfogare qua Allegri a me. No, dunque, la prima domanda che mi viene in mente è, cioè, molto scaltro, molto, che sei tornato a fare alla Juve? Ma sono tornato caro Rico perché c'è da fare ragazzi, c'è poco da parlare e c'è tanto da fare. E quindi la società, il presidente mi ha chiamato e sono ritornato, pure perché alla Juve sono legato, c'è una questione anche di affetti di cuore, innanzitutto. Dopodiché c'è da dire che il progetto che abbiamo fatto è un progetto non medio termine, ragazzi. Qui bisogna pensare che si sta costruendo. Per costruire c'è pazienza, bisogna avere pazienza. Nico, qualche domanda su qualche giocatore in Sì, particolare? Non so è se... particolare uno con numero 7, ma adesso mister, adesso siamo tra amici, no? Diciamo, facciamo questo bellissimo salotto di feedback bianconero di Domenico Guarracino e quindi diciamo un po' mi lascio andare. Di la verità, Cristiano Ronaldo l'ha fatto fuori tu. Ma Cristiano, il sciaccattore che appena ha detto che restava, tant'è che mi ha fatto dire che lui restava. Poi a un certo punto ha detto che va via. E se te va via, ti va via, ragazzi. Il numero 7 lo dà Matuidi, pensa un po'. Mister, la verità vogliamo, dai, vogliamo la verità qui questa sera. Caro Domenico, te fai domande, sei furbo te, c'è da Ma fare ragazzi, e c'è anche da dire. non è che chattavi con Giorgina, no, tante volte, perché Allora, lascia insomma, fare che c'è Ambra, sei che pure bello sveglio. se ti sente Ambra, si sciabusca stasera. Non mettiamo in difficoltà il mister, allora. Gli posso fare un'altra domanda? Vai, vai, vai. Tanto noi siamo abituati, dai, è tutto Sì, tuo. no, nel senso, mister. Io ovviamente le auguro tutto il bene di questo mondo, anche perché da Juventino non posso augurarmi solo questo, però sta cosa del corto muso, lungo muso, cioè che cosa vuol dire? Cioè, me lo spiega un pochino lei a parole. Allora, Cioè, ti fa un esempio molto semplice, perché calcio, come dico sempre, è semplice, c'è poco da dire e tanto da fare. Il calcio è molto semplice, te prendi 11 giocatori buoni, li metti in campo e li fa fare loro devono fare poco. Le partite, te le vinci con 1-0, non è che se voglio divertirmi, vado al circo. Non è che vuoi vedere le partite di calcio? Partite di calcio, te puoi vincere 1-0 con l'autorete all'ultimo secondo, caro Nico. Così è il campionato, devi fare un punticino più di quello che sta dietro. Quindi bisogna stare tranquilli e lavorare. I conti si fanno, come dico sempre, bisogna pensare a marzo. A marzo dobbiamo essere concentrati sugli obiettivi e cercare di mantenere la squadra concentrata. E poi si vede, Sì, ma a passettino dopo passettino. marzo così, mister, ci arriva che i coronari a pezzi, però. Allora, mister, un'ultima domanda da parte mia. Io voglio sapere, allora, sabato è una partita importantissima. Che modulo sta pensando di adottare? E soprattutto non ci faccia sorprese perché sabato dobbiamo vincere. Quindi, non so, ha qualche schema in particolare a cui ha pensato? Ma caro Domenico, per sabato, come ho detto la volta scorsa, la formazione già ce l'ho in testa. Ci mancano i giocatori, quindi i giocatori che ci saranno li mettiamo in campo. 11 sicuramente li facciamo. Il modulo è relativo. Gioca De Sciglio, ti dico questo, l'anteprima, gioca De Sciglio. Magari anche Rugani, mister, ci regali questo sogno. Ah, vediamo, Ecco vediamo. Se Giorgio non gioca lui, metto Rugani. qui. Va bene, va bene. Non so, Nico, è un'ultima domanda per il mister o lo vogliamo liberare? Non lo so. mister, a questo punto volevo sapere se lei effettivamente, cioè, magari è il padrino di Rugani, cioè di De Sciglio, cioè se avete qualcuno in famiglia, cioè, dove va lei? Secondo me, se c'è uno stabilimento, gli faranno pure da bagnini questi due.
sono un giocatore che ci sono affezionato, caro amico. Mi seguo sempre. Portateli a casa, Mattia, però non gli vuoi portare a Caio, però no. Mattia è un ragazzo intelligente, molto intelligente. Se lui si applica, gioca pure bene. Va bene, va bene. Va Grazie, bene, mister. Mister. Allora la ringraziamo e la salutiamo e in bocca al lupo per sabato, che poi insomma è anche interesse di noi tutti uscirne vincitori. A presto, Mister, e grazie A ancora. presto, buonasera, buonasera. Buonasera. Perfetto. Allora, come sempre, il nostro grandissimo Vincenzo Di Caterino, adesso lo introduciamo. Eccolo qui con noi. Eccoci qui. Anzi, Ciao mettiamoci così. ragazzi, Ciao Vincenzo, ciao complimenti. Vincenzo. Ciao, ciao Nico, ciao Domenico, buonasera a voi ragazzi. Speriamo, Ecco, benvenuto, dicono, speriamo che il nostro mister sia sempre così allegro, Vincenzo. dai. Allora, Nico, hai visto com'è bravo Vincenzo nelle È imitazioni? bravissimo, guarda veramente. Poi, ma finalmente dopo il calciomercato, dopo insomma il ritorno d'Allegri, mi ha fatto sfoga un po', quindi ti ringrazio doppiamente. Io appositamente ho scelto Allegri questa sera con Vincenzo, sì, ti E potevi sfogare. appositamente mi ha fatto venire stasera, guarda, proprio Proprio a a pennello. cecio, si dice a Roma. Però Domenico, ho sentito prima Nico che parlava, concordavo con lui sul, come dire, sull'idea del motivatore, no? Che serve un pochettino a questa Qui a questo squadra. punto io farei intervenire il maresciallo. Magari, oh, caro Nico, tu lo sai meglio di me che l'unico motivatore è solo lui, Antonio Conte, il miglior allenatore della galassia. Solo che non ci siamo accordati. Io avevo chiesto semplicemente 39 milioni di euro e non capisco perché nessuno me li ha voluti dare. E quindi ho chiamato il maresciallo e abbiamo tolto tutto da mezzo, come hai visto. Che capito, Spettacolo. amico? Allora, affidiamo la panchina a Vincenzo. Vincenzo. Ti ringrazio Adolfo, ragazzi. Dai, concordavo con voi quando stavate facendo un po' le analisi, no? Un po' come tutti noi, penso, l'idea era effettivamente forse affidarsi ad un allenatore che tirasse un pochettino questa squadra più, come dire, nel cuore, un po' cercasse quantomeno di tirar fuori l'anima della Juve. Allegri, concordo un po' con Nico, forse è una figura di un allenatore grande gestore, no? Forse un grandissimo allenatore capace di gestire soprattutto i campioni, magari in questa fase ricostruire con i giovani, chissà, speriamo Speriamo, in che sia la bocca scelta giusta. Assolutamente, al lupo. In bocca al lupo al mister, per forza, insomma. Comunque assolutamente, saremo quello sì. tutti tifosi. Allora, Vincenzo, ti intrattengo qualche altro minuto con Con noi. piacere. Allora, Nico, riprendiamo noi un po' il discorso. Noi abbiamo analizzato un po' la rosa della Juve. Tu, in che settori? Noi abbiamo individuato, diciamo, vari settori incompleti, no? Il terzino sinistro, l'assenza magari di un'alternativa ai centrali. Magari un altro centrocampista, però gioco forza doveva uscire qualcuno, penso a Ramsey, perché numericamente ci sono i giocatori, se stanno bene li abbiamo. E una punta che magari maggiormente sicura rispetto a Ken, che secondo me è forte, ma comunque parzialmente una scommessa. Tu hai individuato qualche altra lacuna, bene o male sei su questa lunghezza d'onda. No, 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 sono d'accordissimo. Poi non so, io quando giocavo a pallone da bambino, la prima cosa che ci dicevano è che una squadra viene formata dalla spina dorsale. La spina dorsale è il portiere, il centrale soprattutto, poi mancano anche i terzini, ok, la mediana e l'attaccante. Cioè devono essere da questi quattro, poi dopo si costruisce la squadra. Se noi andiamo a vedere purtroppo in porta abbiamo un portiere che ha fatto sì prestazioni eccellenti. Però ultimamente, ragazzi, rimango un po' perplesso. E magari, ecco, Donnarumma era il portiere che comunque, se c'hai questo progetto, te lo sei fatto scappare, potevi benissimo prenderlo e non pensavi al portiere dei prossimi 20 anni. Il centrale, cioè, ripeto ancora, ce n'abbiamo uno forte, giovane, comunque se è una scommessa, comunque tu lo metti, lo fai giocare insieme a Chiellini, insieme a De Ligt, una volta insieme a Bonucci, eccetera, questo cresce, secondo me, potrebbe essere. Altrimenti c'è un Romagnoli, no? Che è giovane, potresti anche andare a tingere Poteva Romagnoli, prendere. costa, diciamo, relativamente poco, questo mercato comunque fatto di scambi più che altro e Poi scadenza. parametri zero, poi sta a scadenza, quindi sono cose, io spero che la società comunque, ovviamente, spero, voglio dare fiducia, dopo l'avvelenamento del calciomercato, diamogli fiducia. A Sì, allora. centrocampo sì, a centrocampo manca quello, il metronomo vero e proprio, ma anche il Pirlo. Però
Prova a farlo Ramsey, ma Ramsey non Non è è. sicuro. Locatelli lo può fare, però Locatelli, ecco, come dicevate prima con Francesco e anche dall'altra parte in trasmissione, via signora Sì, mia, sì, sì. è più, ma assomiglia più a Marchisio, verticalizza, forse c'è poi piedi più buoni, può fare quello. Ieri abbiamo visto il Nazionale, Però un'ottima si può prestazione. adattare. Secondo me, molti dicono È che non più lo può fare. adattabile, è più adattabile. È più Però una perché squadra comunque come c'è la Juve. Juve, Lo so, lo Domi, so. una squadra come la Juve non vai a provare a fare esperimenti e soprattutto li fai quando inizia il campionato. Gli esperimenti li fai prima, cioè devi programmare prima e poi dopo, secondo me, andava preso un giocatore proprio con quelle caratteristiche. Cioè, quello che a me fa paura di Sull'autato, Allegri in capito? questo momento, così riallacciamo un attimo il discorso di Allegri, è proprio questo, cioè fa esperimenti anomali, cioè con l'Empoli abbiamo visto cose mai viste, cioè Primitivi, ragazzi, anche Chiesa, no, McKennie no, poi rifinitore, Danilo a questo è centrocampo, Dybala di punta, solo loro, senza un riferimento. Dybala, falso 9, no, cioè lì serve al Veramente. massimo un centravanti vero. Faccio un esempio, nella mia epoca, un Paolo Rossi, un Pippo Inzaghi, un Bobo Ieri, qualcuno che fa proprio il numero 9. Poi intorno gli può girare chi te pare, poi può giocare 3-5-2, diceva bene prima il mister. Poi il modulo, diciamo, lo adatti, non è quello, perché poi in campo vanno loro. Però così, troppi esperimenti ragazzi all'inizio, non è più possibile. Lo so, Cioè, abbia amico. un'idea e falla, però sì, manca la spina dorsale. Speriamo che riusciamo a raccogliere i frutti, non lo Dobbiamo so, con molta lavorare. paura. Allora, coinvolgo Vincenzo prima di salutare. Vincenzo, qui ci chiedono un Palmieri a sinistra non si poteva prendere meglio di Alex Sandro, non abbiamo avuto idee, ci dice il nostro amico. Sandro è in, diciamo, in fase discendente già da vari anni. Palmieri non è che insomma, adesso stia vivendo un momento, insomma, ci sono terzini Esaltante, sinistri sì. ancora più forti sicuramente, però Vincenzo, oltre a questa osservazione, ti chiedo anche tu, campano come noi, come stai? Comunque inseriamo anche questo argomento verso Napoli-Juventus, che è la cosa adesso più importante, come ti stai avviando a questa partita e come la vivrai? Cosa ti preoccupa? Sei fiducioso? Pensi che la Juve possa comunque sorprendere di più? Perché comunque diciamoci la verità, al momento il Napoli arriva da favorito. Assolutamente, purtroppo diciamo le prime uscite non ci hanno sicuramente dato coraggio su come affrontare questa partita o quantomeno. La speranza, come dire, di andare a Napoli e fare un risultato pieno. Però, come diceva Primo Nico, mi piace quell'immagine della compattezza, un po' nelle difficoltà. La Juve spesso, in diverse occasioni, ci ha dimostrato di avere un'unità, un gruppo forte. Io un po' a quello mi affido. Oggettivamente, la squadra ci è apparsa a tutti in difficoltà, la mancanza di idee, questi esperimenti che ci hanno un po' sorpreso quasi. Per lo stesso Allegri, no? Perché Allegri era un po' quell'allenatore che anche quando faceva un esperimento, io ricordo un po' Emre Can spostato davanti alla linea di difesa nella partita con l'Atletico, erano degli esperimenti che per quanto particolari avevano un po' le caratteristiche di quei giocatori, cioè lui leggeva magari la partita con quelle particolari caratteristiche. Invece con l'Empoli l'ho visto totalmente sconnesso dalla squadra, quasi per seguire un'idea della sua mente che poi in realtà non si sposava né con il giocatore e poi neanche con il momento che la squadra stava vivendo, perché la squadra comunque già con l'Udinese era andata in difficoltà. Quindi è questo quello che mi ha un po' spaventato di queste prime uscite della Juve. Però Napoli è una partita particolare, una partita un po' a sé e io quindi spero con tutto il cuore davvero che ci sia questo scatto di orgoglio e ci faccia un attimino esultare, Infatti. veramente che ne abbiamo bisogno. Poi Allegri deve prendere un po' le misure ai cinque cambi, questo anche va detto. Sì, Allora, lui Vincenzo, l'ha ha detto poi su detto questo aspetto che si trova un po' in difficoltà. lui. Allora, Vincenzo, io ti ringrazio, non ti trattengo oltre come sempre. Insomma, complimenti ancora per l'invitazione. Speriamo poi di farne una in un momento, diciamo, positivo della Sì, Juventus. E vabbè. assolutamente. Come sempre, rivedrete Vincenzo lunedì nella prossima puntata di Feedback Bianconero. Va bene? Grazie Grazie ragazzi, un Vincenzo. saluto a voi, ciao Nico, ciao Domenico, Ciao, è buona stato un serata ragazzi, piacere, buona forza serata. Juve, non molliamo. Fino Ciao. alla fine. Allora, Nico, eccoci qui. Verso Napoli-Juve ti lancio un po' di messaggi. Allora, Rugani dice Francesco Paolo Palmieri, impiegato
con dei campioni potrebbe dare ottimi risultati. Però il problema, perché fa il paragone con altri giocatori non magari pieni di talento, però rispondo io a questa, Nico, ti faccio rispondere anche all'altra. Ecco, per esempio, in passato più volte siamo arrivati da favoriti e ci hanno lasciato e ci abbiamo lasciato le penne, è vero, però voglio dire, anche se sei d'accordo con me, Nico, penso a un Carrera, a un Porrini, a un Torricelli, magari non di primissimo livello tecnico, però giocatori di personalità. Il problema di Lucani non è la tecnica, perché Lucani tecnicamente, per essere un difensore, ha una buona tecnica, ha un ottimo colpo di testa, questo viene testimoniato dal fatto che è un difensore che segna anche con la Juve, ha fatto vari gol. Il problema è la personalità, Nico. Se non hai quella cattiveria, quella grinta, ma quella personalità, il talento non basta. No, no, ma sono perfettamente d'accordo. Cioè, cioè, qui non si contestano le doti tecniche che può anche averle, comunque, come ha detto te, il colpo di testa. Il problema è la testa di Lucani, cioè è limitata a quello. Cioè, Lucani non potrà mai, neanche davanti a dei campioni, migliorare. Lucani è questo. Qui è arrivato al top, secondo me, questo è un giocatore del genere, secondo me, non me ne voglia, perché non è che c'è niente contro Lucani, uomo. Certo, mancherebbe. Per carità, però non è da Juve, Per assolutamente. una Forse valutazione tecnica la nostra, ci mancherebbe. sì, non, più di quello non dà, è inutile, cioè, è arrivato al massimo, secondo Altra domanda, Arthur sarà pronto per il Napoli? No, Arthur se ne parla dopo metà ottobre, ragazzi, forse con l'Inter, ho letto. Ci vorrà tempo, Nico, per Arthur. Non so se tu hai notizie più fresche rispetto alle No. mie. Allora, intanto Arthur hanno fatto vedere giusto un paio di giorni fa l'osso, diciamo, che si è completamente decalcificato, nel senso non c'è più. Quindi diciamo che è pronto per quanto riguarda cominciare a fare allenamenti in un certo senso. Poi per Napoli non credo. No, non dovrebbe. Assolutamente no. C'è la possibilità che riesca a tornare quadrato tramite un volo charter, da quello che sappiamo, ovviamente. Conostina. Poi sai com'è, corsi e ricorsi storici, Quadrato mi sembra proprio a Napoli-Juve, se successe una cosa del genere, cioè la Napoli-Juve e i giocatori Aveva avuto erano il Covid impegnati, all'epoca, sì. e beh, insomma, è entrato, insomma, poi ha deciso la partita. Allora, E volevo dire una cosa, vai, vai. com'è? Non tanto che io quando c'è Napoli-Juve praticamente mi immedesimo, perché Napoli-Juve sta a Roma-Juve, per quanto riguarda i tifosi no romani, quindi per Sì, voi quello. esatto. Quindi capisco veramente quello che provate a 4 giorni da questa partita, quindi vi sono vicino e assolutamente, perché è veramente qualcosa di molto, molto, molto Io la vivo difficile bene, dico la per voi. verità, è più per gli altri perché poi partono, sai, le prese in giro, così è più per stare tranquilli perché per me sono 3 punti. Personalmente la rivalità maggiore l'ho con l'Inter perché la rivale sportiva per vari motivi, insomma, il rivale o il rivale sportivo che, con cui tengo maggiormente a vincere, ecco questo. Sì, Però Nico, ti vuoi... ma infatti scusa, è proprio Vai, vai. quello, no? Cioè ci sono delle squadre, adesso lasciamelo dire, Napoli, Fiorentina, ma pure quelle di sotto, tipo il Benevento, quelle, cioè diventano tutti l'acerrima rivale la Juve, ma chi ve l'ha detto? Cioè nel senso, È cioè ve ne fate da voi, un'autoproclamazione, sì. cioè ve proclamate, cioè. Noi Sì. sinceramente per me è una partita come un'altra, da vincere possibilmente, Perché è e un momento basta. anche delicato, arriviamo che una sconfitta, ma anche un pareggio, purtroppo diciamoci la verità, noi stiamo indietro, perdere altri punti, ora pareggio, sconfitta, certo, meglio non perdere, soprattutto per l'aspetto psicologico. E poi la vetta perché chiaramente ragazzi, io lo dico Nico, la Juve non è favorita per il titolo come non lo è per la Champions, però vi ricordo che il primo anno dopo la B, Ranieri cosa disse non avendo una squadra scudetto? Siamo alla Juve, non potrò mai dire che la Juve non corre quantomeno come ipotesi, come obiettivo per vincere il campionato perché siamo la Juve. Io a settembre, anche dopo una sconfitta e un pareggio, non posso dire mollo il campionato, ma anche se perdo a Napoli, perché sono un tifoso della Juve, comunque i giocatori ci sono, non è che non ci sono, si può lavorare con Assolutamente. questi giocatori, non rinuncio. Poi sono consapevole che non siamo in pole position, ma questo non vuol dire non poter vincere. Sicuramente c'è la rosa per andare in Champions, questo lo dico tranquillamente. Sì, Se si ma vince il campionato, si fa un ottimo lavoro.
Perché questo giocatori motivo? ci sono, soltanto che sembrano, lasciano il po' termine, no? Un puzzle un po' mischiato. Bisogna cercare di vedere Amalgamarli. se riesce ad amalgamare, se amalga, perché faccio delle riflessioni, sai, io anche da solo penso sempre, poi ascoltando voi, ascoltando la trasmissione, signora mia, prima, questo è un campionato ancora più anomalo dell'anno scorso, nel senso, a livello proprio generale, globale, parliamo a livello di Italia, dopo tutto quello che è successo, il Covid, eccetera. E non è un campionato che secondo me vince chi è più forte anche tecnicamente, perché secondo me tecnicamente diciamo che ce la possiamo battere anche con l'Inter, cioè l'Inter sta messa a me, però ecco l'Inter, la Roma con Mourinho. anche se non lo vedo, sì, con Mourinho, anche se poi magari da scudetto no, Sarri che la fa giocare bene, la Lazio, Sicuramente, il Milan sicuramente. con Pioli. Lo scudetto lo vince chi sarà più squadra, non chi è più forte quest'anno. Quindi Ma se noi sicuramente. facciamo un tempo a diventare squadra, possiamo dire la nostra. Adesso sabato, secondo me, la cosa più importante, oltre ovviamente al risultato, perché siamo la Juve, è quella di uscire da Napoli a testa alta, perché adesso a questi ragazzi serve convinzione dei propri mezzi, cioè un allenatore nuovo, tra virgolette. Quindi se l'allenatore riesce a tirar fuori una squadra che viene fuori da Napoli con una bella prestazione, magari anche con una bella vittoria, questo gioverà sicuramente per il proseguo del campionato e della stagione. Se usciamo con l'ossa rotte sarà molto, tutto molto più difficile. E là poi imbastire e ricucire tutto è Certo. sempre più difficile, secondo me. I nostri amici sono comunque testa alta, diremo la nostra, i conti li faremo alla fine sicuramente. Nico, io voglio evidenziare un pochino la situazione, però voglio esprimere prima questo concetto. Noi non dobbiamo cercare alibi. Al di là di Osimhen, la squalifica tolto meno, le assenze, è ovvio, è inutile nascondersi. Adesso le andiamo anche un po' a scorrere, Nico. Questa è la situazione. Abbiamo un Bentancur che ha preso doppio colpo, no? Sì, Adesso sì. all'Anca, vedremo come arriverà, al di là di quando arriverà. Quindi chiaramente non si sa neanche se lo avremo a disposizione o come lo avremo a disposizione. Abbiamo invece un Cuadrado che potrebbe arrivare prima, ma sempre dopo aver giocato in nazionale. È chiaro che non sarà al top. E Cuadrado è un giocatore fondamentale per la Juve. McKennie, c'è stato questo caso che poi, Nico, riduciamolo anche un po', è sceso per fare delle foto con i tifosi, non è andato a fare chissà quale violazione del protocollo Covid della nazionale, voglio dire, è stata un'ingenuità, nessun colpo di testa, questo intendo da parte di McKennie, ma comunque arriverà tardi. Si aggiungono Alex Sandro, si aggiunga non so, Dybala, Danilo, è chiaro che la Juventus, ecco, per rispondere a Vita Lovic, con il Napoli ci saranno tutti. Vita, numericamente potrebbero anche essere convocati per la panchina, però come avremo Dybala, come avremo Danilo, come avremo Bentancur? Non lo so, sicuramente non saranno al top. Mentre il Napoli, Nico, possiamo dirlo, avrà bene o male tutti quanti a pieno regime, salvo imprevisti dell'ultima ora. Quindi chiaramente sulla carta arriviamo con grandi difficoltà. Qui dobbiamo essere Juventus, perché se cominciamo a dire noi siamo sfavoriti, perché lo siamo, manca Dybala, manca, non so, McKennie, manca questo, manca quello, noi cerchiamo alibi. Non siamo Juventus, noi nelle difficoltà dobbiamo essere squadra. Io con tutte le difficoltà vado a Napoli non convinto di vincere, ma convinto di fare una buona partita e di poter vincere, che è una cosa diversa. No, no, ma è d'accordissimo, cioè noi siamo la Juve, cioè noi non possiamo piangerci addosso, non è nel nostro DNA, non l'abbiamo mai fatto. Nelle difficoltà, come ho detto prima, la Juve farà quadrato, farà un'ottima prestazione, e sono sicuro, è quello che ci serve adesso. E poi dopo, voglio dire, gli agnisti lasciamoli agli altri. Cioè, Napoli poi, ragazzi, per carità, io... Come sai, adoro Napoli, adoro la campagna, la gente è meravigliosa, la pizza, il caffè. Io quando ero piccolo, cioè io partivo da 18-19 anni e andavo a prendere il caffè a Napoli, da Roma, solo per andare a prendere il caffè e torno. Cioè, quindi voglio Sei un dire, grande. l'adoro proprio. Però i tifosi, ovviamente, ogni tipo di tifoso fa parte a sé, qui c'è i romanisti, i laziali, che insomma,
voglio bene a tutti, però certe guerre che... Quindi noi non possiamo, io ho letto anche quando era il calcio mercato, ritorno sempre su questo, cioè parole offensive, ai giocatori, alla società, c'è sta perché era un momento, no, un pochino particolare, un po' tutti delusi, però ragazzi, dammosi una calmata, ricordiamoci sempre chi siamo, Sinch 1897, we are Juventus, ragazzi. Noi non ci piangeremo mai addosso. E a tal proposito, Ricordatevi che la bravo Nico, Juve bravo. non muore mai, Mai, eh? letteralmente Mai, mai. A mai. tal proposito, dice Bernadette, giustamente, orgoglio Juve a Napoli per vincere. L'unica nota, non sentiremo le lamentele, non è neanche vero perché, per esempio, sui social ricorderai, no? Figuriamoci se rimarrete un punto, non so, è stato squalificato Osimhen. Allora, io vi dico di più, Nico, vale per la Serie A, vale anche per la Champions League. Li voglio affrontare al meglio delle loro possibilità gli avversari, sia in Champions che in campionato. Voglio avere le defezioni, non mi interessa. Siamo la Juve, andiamo e ci adattiamo. Se abbiamo dei problemi, li risolviamo in campo. Altrimenti, se cerchiamo, deve mancare Osimhen, deve mancare un altro giocatore. Noi stiamo cercando, tra virgolette, di trovarci una situazione favorevole. Questa volta, sicuramente, il Napoli partirà con una situazione favorevole. Potrebbe anche sottovalutarci, perché no? Noi facciamo il nostro, perché altrimenti. Non dobbiamo aver bisogno di avere il sorteggio favorevole in Champions o l'episodio fortunato, perché se aspetti l'episodio puoi ottenere le vittorie per caso, ma non perché, diciamo, con una certa continuità. Noi, se abbiamo vinto 9 scudetti consecutivi, nei 9 anni, Nico, avremo avuto degli episodi favorevoli. Non so, pensa quando abbiamo fatto 2 gol all'Inter, a Milano, abbiamo ribaltato la partita in 1 minuto. Sicuramente siamo stati bravissimi, ma siamo stati anche magari un pizzico di fortuna, puoi averla avuta, no, in certi frangenti, ma te la devi saper meritare. Quindi, se punti solo sul caso, puoi vincere un anno perché scoppia la pandemia. Ogni riferimento ai rivali è puramente casuale. Però, se sei forte, realmente non vinci solo un anno, ma vinci diversi anni di seguito. Assolutamente, cioè, poi alla fine vince sempre la squadra che merita, a prescindere così dall'episodio, questi sono luoghi comuni che purtroppo ci saranno sempre. Sono d'accordo quando dici che io vorrei sempre affrontare gli avversari nel loro pieno regime, anche per misurarmi, per vedere come sono io, cioè come Juventus, no? Certo, uguale. Cioè, perché cioè io non ho mai nella mia mentalità, ma credo che quella dovrebbe essere quella di tutti i juventini, non perché io sono juventino con tutti, però perché diciamo, ma dai, sai, qualche volta ci speriamo che io squalifichi, speriamo che magari, speriamo che quello se fa male, no ragazzi, tutti le voglio io, perché poi se con una squadra decimata come la nostra riusciamo a fare un risultato con un Napoli a pieno regime, la soddisfazione sarà doppia, perché poi non avranno neanche niente più da recriminare loro, non noi. Perché, no? Come hanno fatto, per esempio, quando cioè, l'altro anno ci hanno voluto rinviare la partita, cioè, perché l'Asl è di sotto, è di Non sopra. dobbiamo Poi cercare il compito qui. sono venuti a Torino, ma se non mi ricordo bene, scusa, hanno preso 3 fischioni, insomma, no? Sì, ma infatti. Supercoppa ci No, siamo rifatti, quindi poi alla fine ragazzi non nel dobbiamo campo che cercare conta, sportatori. Nico, tra cioè l'altro, portatevi il pallone, portatevi quello che vi pare. Tra l'altro evidenzio anche una cosa, il calendario è stato, chiaramente c'è il sorteggio, la casualità, ma anche un po' pilotata, nel senso, se non sbaglio, di evitare i big match infrasettimanali, per vari motivi, per dare modo alle migliori, insomma, di schierare, fare le di avere le partite spettacolari, teoricamente sulla carta più importanti, il fine settimana, eccetera. In realtà Napoli-Juve, tra virgolette, è stata rovinata da questo discorso nazionale, quindi non si è neanche tenuto conto, perché poi gioco forza. La Juve, se non sbaglio, gioca martedì con il Malmo. Non poteva giocare domenica, questo lo devo dire, perché non può riposare un giorno e poi giocare in Champions. Quindi l'anticipo il sabato era scritto. Forse andava gestito meglio il calendario in origine, no? Ah, sul calendario, secondo me, l'hanno fatto con le pallette quelle fredde, cioè, non so se mi spiego. Sono Sì, no, no, vabbè, dai, stati assurdo, una cosa del sfortunati, genere è dai. assurda. Eh sì, ma guarda, c'è un Siamo calendario stati assurdo. sfortunati, Cioè, perché il però. Napoli-Juve, che è la prima partita di cartello, praticamente tu non me la metti dopo che hanno giocato le nazionali, non Se esiste. fosse stato un sorteggio, diciamo, integrale, ci siamo capiti, quando capita, capita, non è un problema, ma non mi sto lamentando, sto ragionando
sul raziocinio, su come è stato elaborato. Se invece mi dici non lo devo fare infrasettimanale perché c'è la Champions, perché c'è questo e quello, poi mi capita quando vengono comunque le squadre, ma al di là della Juve, può valere anche per le altre squadre, no? Colpite enormemente dai giocatori del nazionale, che qui poi dovremmo aprire un capitolo a parte, perché i giocatori che io pago vanno in nazionale e purtroppo abbiamo visto per esempio Bentancur, eccetera, possono venire meno alla partita successiva e chiaramente io sono penalizzato. È normale che faremo di necessità virtù. Io volevo solo ragionare con te sulla logica, perché poi hanno seguito una logica, ma poi si sono persi per strada. In questo caso è andata male a noi, ma può andare male anche a un'altra squadra, magari tra qualche settimana. Non lo so, non è che ho guardato tutto il calendario. No, no, Comunque, tu questo come. non lo so, però ecco, mi dà tanto del sorteggio, fammi passare il termine, carta vince, carta perde, no? Cioè, Un po' alla fine così, un hanno po' fatto. casuale. Esatto, poi se ci metti una cosa molto importante, sorteggio fatto così, casualità, insomma, la prima a essere danneggiata era Juve, ok? Poi ci Vabbè, là su quello metti. siamo sempre fortunati, Nico. Anche col VAR C'era siamo anche il fortunati. lettore che prima, un nostro ascoltatore che Sì, ho diceva visto, tutto l'ho contro mandata. la Juve, esatto, Ecco qui, cioè ha bravo Nico. perfettamente Quindi su quello ragione. siamo fortunati, lo possiamo dire. Poi non è piangersi addosso, noi abbiamo fatto due partite indecenti per quanto riguarda le Vai, vai. prime due del Mi piace questo campionato, discorso perché, vai, ho capito cosa vuoi dire. Vai. però poi andiamo a vedere che il gol di Ronaldo era gol. Punto, cioè non esiste assolutamente. Si vede perfettamente che c'è il difensore, quello che sta verso la linea, chiamiamola fallo laterale, cioè esternamente, c'è il piede molto più avanti del gomito. Poi non so che gli hanno misurato il pelo di Vabbè. Cristiano Ronaldo, che tra l'altro se depila, mi dicono. Quello. Poi se andiamo a vedere con l'Empoli, ma c'è un rigore grosso come una casa su Dybala, non si tratta di ricriminare. Però mi sembra proprio che tra sorteggio, tra poi i media che escono, ecco, McKennie è diventato un caso già nazionale, cioè come uno si soffia il naso, che era Juventus, esce fuori il Bernardeschi, è uscito che faceva, pagava al Ma poi nero, non so. bisogna vedere lì se è vero o no, perché Ma poi non è diciamo chi è vero, stato non è vero, ma smentito, già chi è pure il stato padre smentito, è uscito già ci il padre, ha faranno detto, guarda, magari quello ha delle indagini, soltanto non lo messo. so, non ho No, ha seguito. soltanto dato in affitto sta cosa, poi dopo quello che ci fanno gli Escono affittuari, non sempre è dei affitto. titoloni su cose che Però poi è non posso certo, perché condividere. sono juventini, è logico, Però Nico, c'è normale. un altro. Allora, dice Giovanni Guidobaldo, io sai, anche di fronte a vittoria inaccettabile, diciamo che subiamo sempre delle recriminazioni. Io vorrei spiegare un concetto che mi sono trovato anche a discutere online, insomma, commentando dei post sul VAR. Quando ci dicono, questo lo devo dire, e poi chi vuole informarsi si può informare, chi vuole restare, diciamo, nella non conoscenza, resti nella non conoscenza. Quando dei giornalisti, anche in TV, dico, volontà di far male, speriamo di no, dai Francesco, dicono il VAR è Però c'ha oggettivo, ragione. questi termini, sì, figurati, questi termini dicono una sciocchezza, perché il VAR, allora, la goal line technology ha un margine di errore minimo di 6 mm, se non sbaglio, che è minimo, e comunque c'è una possibilità infinitesimale che sbagli, però diciamo che è quasi perfetta, ma ben venga, no? Benissimo che ci sia la goal line technology, ma il VAR non è assolutamente oggettivo. Primo episodio, parliamo del caso di Dybala, io ero il rigore su Dybala, ero allo stadio, non serviva il VAR, viene completamente travolto dal vivo, ti assicuro che non serviva il VAR. Lo vedi al VAR, lì c'è la discrezionalità, perché se l'arbitro non l'ha dato, mi stai dimostrando che non c'è nulla di oggettivo, perché per noi tutti è rigore, magari per quello che era al VAR non era neanche da rivedere, Nico. Quindi, al di là che fosse rigore, perché per noi è rigore, però evidentemente qualcuno ha pensato che non fosse tale, quindi non c'è, è soggettivo, siamo d'accordo? Ma sì, io sono d'accordissimo, però vedi, poi dopo ne danno, quello è rigore tutta la vita. Quello è rigore, per me è Poi rigore. però vedi, altre, ci sono stati anche altri Altre episodi, e situazioni, li vai assolutamente. a vedere in altre squadre che però glielo danno. Esatto. Lo E qui, stesso fuorigioco di Ronaldo. dopo ne parliamo, restiamo sull'episodio che sicuramente è discrezionale, il calcio di rigore. Quello è discrezionale, no? Perché anche quello del Benevento di Chiesa era clamoroso, eppure non è stato dato. Quindi noi stiamo dimostrando in modo, ora ci vuole, scientifico, che è discrezionale, perché magari un altro arbitro, un altro al VAR,
Perché poi bisogna vedere chi valuta il VAR. Un altro arbitro avrebbe chiamato il direttore di gara in campo e avrebbe detto fatelo almeno a rivedere. Quindi non si può dire che il VAR sia oggettivo su queste valutazioni. Su No, ma sono questo d'accordo, non cioè nel ok. senso che il VAR, allora, il VAR o lo usi o non lo usi. Se lo usi, chiami l'arbitro, l'arbitro va e poi dopo, è comunque sempre come dici, tornavo sempre allo stesso discorso, C'è perché un'altra che persona, se, non è la stessa, cioè, non è allora, la stessa persona che valuta, hai capito? Se c'è lo stesso arbitro per no. tutte le partite, dici questo valuta così, mi piace, non mi piace, è la stessa persona, forse, perché anche la stessa persona può essere incoerente, forse mantiene un margine di coerenza, Allora te perché è la la stessa faccio a te una persona. domanda, Tome. Allora, in questo caso, visto che c'è tanto, cioè, così, non riesci a capire bene, cioè, nel senso, giudico rigore, c'è il check, no, del VAR, poi il VAR chiama l'arbitro, l'arbitro decide. Allora, all'arbitro fai fare l'arbitro. Se l'arbitro gli sfugge qualcosa, secondo me, non è meglio fare così. Cioè, l'arbitro fa quello che fa, diciamo, in tempo reale. Se c'è qualcosa, il VAR chiama, gli dice... Guarda che qui c'è sta Così una cosa, dovrebbe ma non devi venire e dici guarda, qui siamo un 3, siamo un 4, c'hanno 380 monitor collegati, bello, guarda che è rigore, punto. No che l'arbitro Faccelo può... vedere, faccelo vedere Ah. allo stadio il VAR. Anche perché poi sono tutti Fammi arbitri là, cioè non è che voglio dire, sono sentire. sempre sul Dico, campo. potrebbero far sentire agli spettatori in TV il dialogo, stile Formula 1, cosa si Esatto. stanno dicendo e farcelo vedere sullo schermo dello stadio. Così vediamo quando vogliamo la trasparenza. Qui non si tratta di favorire la Juve. Dice giustamente Francesco, il VAR Ma nasce pare che per nel football evitare americano qualcosa del genere c'è già, eh? che. Appunto, Cioè che appunto, fanno appunto. vedere, comunque fanno In vedere, insomma, Inghilterra anche qua. c'è qualcosa, qualche amico mi ha detto che qualcosa del genere o di simile. Allora, nel rugby, ecco qui, Adolfo Ford decide l'arbitro e non quello in campo, e poi proiettano tutte le angolazioni in campo. Ecco qui. Allora, altra cosa, Nico, andiamo oltre, perché la cosa che a me preme è sottolineare questa circostanza. Il VAR sul fuorigioco non è affatto oggettivo. Ci sono degli studi fatti da tecnici che spiegano come ci sia un margine di errore, udite udite, che può arrivare fino a 44 centimetri. Ora, nel caso di specie, Ronaldo era in fuorigioco di quanti centimetri? Sicuramente non 44, 3, 4, 5. Non sto dicendo che il gol di Ronaldo era regolare o irregolare, sto dicendo che è impossibile dire che sia corretto oggettivamente. Perché? Perché ci sono i frame, no? L'attimo in cui parte il passaggio, tu devi far coincidere il momento in cui parte il passaggio con quello in cui scatta il giocatore. Esatto. Basta un frame, basta un millesimo di secondo, un Basta giocatore che tu deve la tocchi scattare. la palla e basta, oppure la Basta. palla è già Chi partita. dice il fotogramma lo ferma l'uomo, non lo ferma la macchina, può scegliere il Ma bravo, momento che vuole e può sbagliare. Tommy. E poi c'è anche un'altra cosa che non vorrei sbagliarmi, però mi ha dato questa sensazione che oltre che comunque il fotogramma lo ferma l'uomo, è l'uomo che traccia Sì, le linee. certo. A me, cioè, ho sto strabico, io penso che a 53 anni comincio a perdere un po' la vista e ci sta. Però se vedete, io ci ho provato pure con Righello, se voi vedete la linea del difensore, quella tratteggiata, ok? Quella blu, rossa, adesso non mi ricordo, non quella che viene, Sì. diciamo, in parallelo, proprio la tratteggio, diciamo, dell'infrazione del piede e il gomito di Ronaldo. Quello di Ronaldo è fatto per spiego. Cioè, ragazzi... Cioè, allora voglio dire, o le cose le fai in un certo modo, altrimenti è inutile che le fai. Troppe Esatto. cose manuali, ecco perché poi escono fuori 44 centimetri. Bravo. E poi ti dico un'altra cosa. Un uomo in corsa, allora un uomo veloce, vabbè, non dico 10 secondi 100 metri, ma un giocatore veloce 11-12 secondi, quando ci può mettere a fare i 100 metri? Uno come Ronaldo, pensate quanti metri fa, non in un secondo, in una frazione di secondo. Qui parliamo di fuorigioco, di centimetri, non di metri. Quindi un uomo in corsa sicuramente non fa pochi centimetri, fa diversi metri. In un secondo, sai quanti metri fa Ronaldo? In corsa sto parlando. Quindi è impossibile indovinare il momento. Dove voglio arrivare? Lasciando stare la Juventus. Voglio arrivare che se devo fare o subire, Nico, parlo anche di subire un gol in fuorigioco di pochi centimetri, dove io non ho la certezza dell'oggettività, non ho la scienza che mi dice, non è matematico che è fuorigioco. Io preferisco fare o subire il gol in fuorigioco anche di 5-6 centimetri, esultare. Punto, a casa, vado avanti.
ma non stare 3-4 minuti ad aspettare il VAR che dopo quel Sono risultato d'accordo. mi ha rovinato lo sport. Non è più sport, è una scena No, ma ridicola. infatti, Noi cioè, non o il esistiamo VAR più. fa il VAR, cioè nel senso si prende le sue responsabilità, nel senso il VAR decide, come ho detto prima, l'arbitro fa il reale, poi dopo se il VAR dice guarda, punto, è rigore, deve fare la sentenza, tanto per stanno. Altrimenti, come dici te, torniamo al calcio quello bello, quello là che c'è l'errore umano e basta. Cioè, il VAR a questo punto non Tanto non c'è serve. certezza, Mico, ma non c'è Tanto, certezza. Chi mi dice che è no. certo? Quanti gol hanno annullato per pochi centimetri? Lo faccio il gol, esulto, siamo tutti contenti, i tifosi della Juve. Se segnava l'Udinese erano contenti con l'Udinese. Se andiamo a casa e vediamo con fuorigioco di 4-5 centimetri, io non mi lamento, preferisco vivermi l'evento Andiamo sul a vedere a Moviola e basta. campo. Poi tra Non mi lamento, tifosi mi sempre. lamento se mi dai un rigore che è fuori area, me lo dai in aria, che è fuori area Bravo. clamorosamente, è chiaro, ma non mi lamento del fuorigioco di pochi centimetri, mi hai rovinato completamente lo spettacolo. E Cioè, tu chi mi c'è fai dietro? credere che sto VAR è la perfezione, quando Non è perfezione così. non è. Quindi quando Quindi la dicono è un gente a certo bocca e basta, che poi lo usano, leggo sempre, no, quello che scrivono. Che poi con la Juve il VAR è particolare. è È molto inutile. preciso. È proprio. Allora, ci dice infatti anche Collina avrebbe detto che il gol di un adeguare, questo l'ho letto ed è tutto dire, se lo ha detto anche Collina, è tutto dire. Il VAR Collina, aiuta, ma che gli non è stiamo matematico. simpaticissimi, Ecco ovviamente. Ancora vedo qui. asciugare da Perugia, Nico. quindi insomma. Infatti, Nico, è bella questa, Nico. Nico, come dice Adolfo Conforti, il VAR aiuta, ma non è matematico, questo intendo dire. E adesso io non sono un tecnico, posso usare un termine magari non proprio perfetto, ma è per farci capire. Però mi sono informato, mi sono documentato prima di dire queste cose. Il problema è che non si mostrano le immagini a tutti. Per questo a volte vediamo dei gol che sembrano clamorosamente in fuorigioco anche di pochi centimetri e poi altri che vengono annullati. Io, se non c'è il giochetto della luce, Nico, ricordi quando c'era la regola della luce? Io preferirei quel Sì. tipo di regola. Se si tratta di pochi centimetri, altrimenti i guardaline non servono più a niente. Se alza la bandierina, alza la bandierina. Se non la alza, non la alza. E gol o non è gol, ci prendiamo il risultato del campo e si va avanti, altrimenti sinceramente non è più uno sport. Ecco, Sì, ma questo sta che poi dicendo Domè, Ferdinando, infatti. che poi se non erro, va punito in caso il fuorigioco di essere una parte che ha adibito a fare gol. Comunque, è Cioè, certo, non il la braccio, testa, non il braccio. l'orecchio, il naso, che ne so, il mento, la spalla, quello, ma il braccio comunque non lo devi considerare, anche perché cioè, non è che uno corre così, cioè No, non è che se li taglia, è come ma non quando c'è uno, vantaggio, Nico, non c'è hai visto vantaggio. mai, esatto, hai visto mai quando pure ci sono quei falli, cioè quei falli di mano strani, cioè a un certo punto non è che si può tagliare il braccio, lo vedi se è intenzionale oppure no, no, quello è. Assolutamente sì, anche lì sono Quindi d'accordo con secondo me te. già parte dalla base il fatto, allora rinterpretiamo tutto quanto fuori gioco, diamo potere come deve essere al VAR, altrimenti noi glielo diamo più e torniamo al calcio di prima. Quello dei 2:30 con la birretta, il caffè, con la pioggia sotto le coperte alla radio. Calcio Sì, della volta. secondo me va bene cercare l'aiuto perché sicuramente, Nicolo, dobbiamo dire, è uno strumento che aiuta perché di fronte a errori clamorosi il VAR aiuta assolutamente. Però quando entriamo troppo nel campo della discrezionalità ci fa innervosire più volte perché poi diciamo non solo è sbagliato in campo, poi sbaglia il VAR e le discussioni aumentano. Quando parliamo io sui fuorigioco di qualità, tranne quelli clamorosi, quelli di pochi centimetri, io preferisco il risultato del campo, almeno se ha segnato la mia squadra. Posso esultare senza avere paura di stare 3-4 minuti e poi avere esultato inutilmente. È sempre un'emozione smorzata quella che parlo proprio da tifoso, ma poi una volta che non è oggettivo al millimetro, io preferisco a questo punto nel dubbio mi tengo l'errore umano, Nico, che non è detto manco che sia un errore. Parlo dei fuorigioco sempre, che poi è anche corretto fare appunto giusta informazione. Allora, Nico, andando in chiusura, qualche altra domanda. Abbiamo un bel trittico, no? Napoli, Malmo, Milan e il Milan anche, sarà fondamentale, innanzitutto anche non sbagliare l'esordio in Champions. Il Milan, secondo me, anche sarà quella col Milan una partita molto difficile. Settimana di passione, come vivrai e come vedi questa settimana che aspetta noi tifosi bianconeri? La faccio presto, come la vivi tu, quindi né più né meno. No, diciamo che comunque sì, si parte da Napoli-Juve, ecco, questo qui è quello che dicevo prima, cioè tu esci a testa alta, a prescindere, ovviamente i 3 punti è quelli che tutti quanti ci auguriamo, a prescindere però sarà molto importante uscire con un
po' di convinzione, cioè che questa squadra possa essere squadra. Ovviamente dopo Napoli, dopo che te la giochi comunque in Champions, che noi sappiamo quando giochiamo in Champions ci facciamo l'orticaia, anche se non è una partita proibitiva, cioè il Malmo, insomma, se se lo mette paura pure del Malmo, però sai, comincia a fare una bella prestazione con il Napoli. Vai al Malmo, magari vinci. Poi col Milan è così che si fa la squadra. Cioè, ovviamente, più riesci a fare risultati e più ovviamente vai avanti, più ti rinforzi, più ti amalgami. Ovviamente non possiamo permetterci di fare un passo falso. A prescindere, io non guardo il risultato del Napoli come possiamo anche Capito. perdere, però dobbiamo perdere, diceva, però io ho preso 3-4 pali a giocare a pallone, Ho e capito vabbè, però cosa lo vuoi dire, capisco. ho capito. Però la Avevo vittoria, certo, intuito, aiuta molto di più, è un Luca. ottimo guaritore. Poi a È vero, Napoli, amico, niente. anche quando giochi male, magari fai dei punti, dici, però almeno hai portato i punti a casa. Purtroppo lo sappiamo. Settimana della rinascita, lo speriamo. Ferdinando, anzi, a Ferdinando, dai, vedremo la partita insieme, quindi soffriremo o gioiremo insieme, e questo già è qualcosa di importante. È vero, questa è una cosa giusta. Adolfo Conforti cosa ci dice? Le settimane più brutte sono quelle dove non gioca la Juve, quando gioca è sempre una gioia. Allora, con questo chiaramente, come Adolfo, sicuramente come noi, se la Juve gioca male e perde, non fa risultato, è dispiaciuto, non è che passiamo una bella settimana, questo è chiaro. Però questo che esprime, il concetto che esprime il nostro spettatore è importante, Nico, perché una cosa la voglio dire, voglio chiederti anche, chiedere la tua opinione. Diciamo che c'è molto pessimismo, già molti la buttano in tragedia, diciamo l'età dopo questo calciomercato e questo inizio negativo della Juventus. Però io dico, la critica va bene, purché sia costruttiva, cioè anche la critica forte verso i giocatori, allenatore, però deve essere costruttiva. Io sinceramente, e qui bisogna anche fare un distinguo, cioè non prendere le distanze, bisogna anche saper criticare, ma senza prendere distanze dalla squadra. Io ho notato, questo mi dispiace, ma non pretendo che tutti si comportino allo stesso modo. Noto che molti tifosi nel momento di difficoltà, o quando si paventa una difficoltà, perché ripeto, siamo a settembre, ragazzi, possiamo immaginare quello che vogliamo, ma stiamo ancora nell'anno del Covid, è possibile tutto. Quindi oggi nessuno può fare il Nostradamus della situazione, possiamo solo immaginare e prevedere a grandi linee. Non gradisco l'atteggiamento di chi, vedendo un'aria diciamo nefasto, poco positiva, delle nuvole, ecco, all'orizzonte o qualche pioggia, poi si va a allontanare dal suo essere tifoso, come a distaccarsi dal non seguire la squadra, dall'essere solo pessimista, eccetera, perché poi è facile poi essere solo presenti nei momenti appunto di gioia, che sono stati tanti in questi anni. Questo no, la critica l'accetto, però il distaccarsi non è da veri sostenitori, ecco. No, io, cioè, poi mi ha visto, mi ha seguito, ci sentiamo Come? anche privatamente. E, lo sai, io sono stato tra quelli più cazzati, fammi passare il termine, anche sui 23-22. Cioè, io sono rimasto delusissimo dal calciomercato, ho tirato fuori il Legittimamente, peggio di me, poi ho legittimamente. sentito pure quando parlavo con Allegri, insomma. No? Il discorso è questo, che però ci sono sempre delle fasi. Le fasi dove uno giudica se si è soddisfatto oppure no di quello che fa la società, di quello che è successo, dei giocatori, chi rimane, chi va via, eccetera, eccetera. Poi però si passa alla fase 2, alla fase giocata, alla fase che inizia la stagione. E lì bisogna, ragazzi, che diamo un po' un attimo un taglio, cioè se diamo una regolata, come dicevo prima, se tiriamo sulle maniche, noi come tifosi diamo il nostro contributo, tu come trasmissione, noi come trasmissione anche, insomma, dobbiamo anche cercare di dare modo che tanti tifosi così esagitati non ci devono più essere, nel senso che poi alla fine sono sempre giocatori che giocano per la nostra maglia, i giocatori vanno, la squadra rimane. La maglia rimane per sempre. Quindi noi, chi è che non gli piace l'allenatore, come tra virgolette a me, qualche giocatore che tifi la maglia, ma faccialo Esatto. Juventino, non faccialo Giuventino, ragazzi, che è come li chiamo io, quei tifosi un po', no? Quelli che so tutto facile, ti metti al salotto dentro casa col telecomando e poi giudichi. No, ragazzi, bisogna anche vivere un po' dentro, capire perché io all'inizio c'avevo proprio le cataratte, va bene per farvi capire,
Io poi ho capito che purtroppo, ragazzi, i soldi non ci stanno. Ci siamo Questo. ridimensionati e riorganizzati, ci Ci dobbiamo siamo, ci riorganizzare. stiamo riorganizzando, siamo un Esatto. camaleonte, stiamo cambiando pelle, ok? Purtroppo non è facile. Purtroppo a me pure ha dato fastidio, non è che vado fuori da. Cioè, 3 mesi, 4 mesi per prendere Locatelli, sembrava un parto cesareo, cioè una cosa, no? Poi adesso la stessa cosa sta succedendo con Dybala. Dybala, se la Juve lo fa firmare, Dybala è un investimento, perché poi tu gli rinnovi il contratto, Dybala c'ha la fascia di capitano. Se Dybala sceglie di rimanere alla Juve, si mette d'accordo, Dybala sarà quello, come Assolutamente credo, ruoterà intorno alla Juve nel futuro, perché comunque è giovane. sì. Di Dybala dobbiamo soltanto contestare una cosa, che deve essere un pochino più continuo. Assolutamente. Per il Esatto, e resto, stare a bene questo fisicamente. punto ci siamo sfogati, ci siamo incazzati. Adesso vediamo. Poi, noi, a differenza di tutte le altre squadre che parlano prima, io qui sono campioni d'Italia, hanno vinto lo scudetto, già in altre parti d'Italia. No, i conti si fanno a maggio. Vediamo che cosa. Poi, a maggio si ricomincia la fase dopo. Poi ricriticate, sempre ovviamente in termini, però vediamo. Vediamo anche Allegri, come ripeto, vediamo se lui è anche un bravo amalgatore, ma amalgamatore, cioè diciamo che riesce a fare una squadra che non c'è. Prima c'era tutto, adesso non c'è Può essere un niente. bravo cuoco con questi ingredienti, Vediamo, magari. esatto, con questi ingredienti che non sono di primissimissima, Non sono tutti diciamo che ricercati di so, prima qualità, è così. diciamo che Dobbiamo ti fa un vedere. po' la torta invece del dolce, col dolce piccante invece dello zucchero, fammi passare Siamo sto termine, però magari viene lo siamo. stesso, Sì, no? ma ci stiamo, ragazzi, la verità è che abbiamo voluto gioco forza ridurre i costi. È ovvio. Ci stiamo riorganizzando, sicuramente stiamo ringiovanendo molto la rosa e la stiamo italianizzando, che è anche importante. È una cosa che non si fa purtroppo nel giro di pochissimo tempo. Questo è per capire la situazione. Poi può star bene, può star male, però questa è la situazione. E in futuro vorranno investire soprattutto sui giovani. Io direi, Nico, che Esatto, possiamo poi veramente. no, dico Vai, vai. una cosa importante, visto prima abbiamo fatto quella domanda, io ho fatto una domanda personale a Balzerini, perché non capivo perché noi, così lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, gli ho chiesto praticamente perché compriamo i giovani e poi diamo un prestito. Cioè abbiamo dei giovani molto validi, Esatto. come Come Dragusin, come Fagioli, perché poi vanno in prestito? Non li possono seguire dentro casa. Balzerini mi ha spiegato in poche parole che comunque c'è bisogno anche di un mercato parallelo. Cioè, nel esatto. senso, quelli che varranno, la Juve valuterà se tenerli, come un Del Piero, ne so, poi sono usciti pochi ragazzi da Del Martinicchio, Piero, certo. Marchisi, eccetera, eccetera. Però ovviamente non è che poi c'è sti soldi da qualche parte che poi per comprare i giocatori devono venire. Cioè, se tu fai un bell'acquisto di un giovane, io ho preso un giovane dal Molto talentuoso. PSV, molto talentuoso, mi dicono un gran bene, tu sai che io in Olanda ci ho vissuto, quindi c'è meglio, no? Ma detto Nico, l'hanno soffiato all'Ajax, l'Ajax ovviamente ha un'altra mentalità, l'avrebbe messo direttamente in prima squadra, noi come Italia non ci riusciremo ancora, quindi vabbè. Però questo qua, se poi te gioca, se poi te fa belle prestazioni, l'ha preso praticamente a sordo de cacio, praticamente, no? A sordo spiccio. Lo rivendi, monetizzi, fai gli acquisti. Ecco, quindi io non riuscivo a capire perché c'era questa politica. Quelli buoni cerchiamo di Beh, tenerseli, come Nico. giocatori buoni cerchiamo di tenerseli, però non tutti. Purtroppo ci sarà pure che so, saltando, spero che no, va via il pupillo mio, va via De Ligt. Non si può mai No, sapere quello che speriamo succede. di No, no. Speriamo di no. Nico, in sono andato a chiusura prendere. ti faccio rispondere a Tony Conte prima di salutarci. Buonasera, Domenico. Nico, io quest'anno sono poco fiducioso, sono 5 anni che aspetto un centrocampo. Mi puoi rispondere? Che vuoi dire al nostro amico Tony Conte? Ma Che è sono un po'. d'accordissimo, il centrocampo pure si è ridimensionato, cioè con me sfondi una porta aperta, se tu ti ricordi bene, in finale di Coppa dei Campioni Come no? contro il Barcellona, che centrocampo avevamo e quello che abbiamo oggi, Uno dei tanta più che forti tu della nostra storia. Quello era un un picco verso grande l'alto, centrocampo, sicuramente, assolutamente. mamma mia. Adesso c'è, cioè, tra l'altro, gente
che non sai se è interna, se gioca esterna, Dobbiamo se gioca vedere esterna. come riesce, infatti, anche il modulo che Cioè, farà Nico io potrebbe fare ancora anche un devo passo capire a indietro. Pioch che cos'è, devo capire Bernardeschi che cos'è, devo capire McKennie che cos'è. Nico, Ramsey alcuni lo andranno so. via prima che lo capiremo, secondo me, quindi Ramsey, non lo capiremo. ragazzi, voglio spezzare una lancia a favore di Ramsey. Io, come Inghilterra, io sono sempre stato appassionato di Arsenal, ok? A me è sempre piaciuta sta maglia semplice, rossa, quella maglia che piace, il cannone, bellissimo. Però Ramsey è un top player, mettetelo in testa. In Inghilterra ha fatto benissimo con l'Arsenal. Purtroppo è di cristallo, cioè se rompe pure, facciamo le battute no, tra noi, la dico pure a loro, pure se taglia il panettone, e tanto se infortuna, è quello il difetto purtroppo. Ovviamente uno che Certo. se infortuna, poi dopo gioca, se non gioca con continuità, non potrà mai raggiungere il 100% della forma, è tutto là. Quindi No, ma poi quell'esperienza prima che ha fatto la Juve è meglio che va era via. un Arsenal. Era un motorino all'Arsenal, purtroppo ormai ha Mamma mia. questi problemi fisici. Nico, abbiamo davvero sviscerato molti argomenti. Io ti ringrazio per insomma, per la tua disponibilità, innanzitutto. Quando vuoi, io a me ho detto io ho un salotto che mi piace particolarmente. Mi Grazie. Grazie. sento a casa e si parla bene. Sì, Povero che c'hai anche. Allegri. Si è visto, poi vedremo. Abbiamo anche altri, insomma. Anche Ferdinando, il nostro amico Ferdinando, la pensa. Come te su Ramsey. Allora, io vado in chiusura, Nico. Ringrazio Francesco Signore che è stato con noi, insomma, nella prima parte, beh, sempre presente il nostro Francesco. Ringrazio Vincenzo Icaterino, che è bravissimo, non solo un ottimo opinionista, anche molto bravo nelle imitazioni, come hai potuto constatare, insomma, anche tu. E chiaramente ringrazio te, quando vuoi, lo sai, sei nostro ospite. A volte potremo anche improvvisare qualche puntata speciale, qualche live. Vediamo un po' cosa offre la stagione, sperando di Con condividere con i nostri piacere, amici. veramente un grande piacere. Grazie, Mi con i nostri raccomando, amici. voglio, eh. Speriamo, dai. Allora, ragazzi, io ringrazio chiaramente i nostri amici che ci hanno seguito in tanti in diretta e domani troverete la puntata come sempre su YouTube, quindi potete recuperarla, condividerla. Se avete piacere, condividetela, lasciate like, iscrivetevi anche al canale YouTube, i social Telegram dove avvisiamo prima delle puntate su Instagram, se volete, sul gruppo Facebook, sempre cercando feedback bianco e nero. Sul gruppo Facebook, con toni sempre rispettosi verso gli altri giocatori, potete postare tutto quello che volete. Noi facciamo condividere anche le altre trasmissioni, altri blog, quello che volete, video vostri, quello, basta che siano sempre toni rispettosi. Quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Buonanotte anche a Ferdinando, sempre forza Juve. Nico, ti aspettiamo, quindi alla prossima, anche il nostro amico Ferdinando ti aspetta. E ancora grazie, Nico. Ti do la parola per un saluto finale ai nostri amici. Dai. Beh, io ringrazio intanto dell'ospitalità tua, ho detto sempre piacere, ringrazio chi è che mi ha fatto domande, io quando sono qua che arrivo io rispondo, cioè io sono tifoso, io sono praticamente rappresento il tifoso anche quando sto a Esatto. signora mia, cioè quello io sento un po' il polso, guardo e io cerco di esprimere quello che il tifoso vero, non lo giuventino, il tifoso vero Juventus. rappresento. Lo Perfetto. esatto, quello il go, i gobbi, ecco, è il gobbo vero. Ok? Perfetto. Grazie Nico. Grazie a voi, grazie a tutti. Allora, Bye. alla prossima, saluto tutti e come sempre un abbraccio bianconero da Feedback Bianconero. Ciao a tutti.